Stand della Regione Marche, prosegue, panel intensissimo, mi ha raggiunto l'assessore alla cultura Chiara Biondi, ben trovata. Il tema è premio Annibal Caro alla traduzione, giunto alla 7ª edizione. E allora io lascio proprio all'assessore un po' di introduzione e il saluto istituzionale. Sì, grazie, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, questo è il premio Annibal Caro che quest'anno giunge alla sua 7ª edizione ed è proprio dedicato a questo personaggio, Annibal Caro, che perlomeno per noi marchigiani è stato un illustrissimo letterato, se vogliamo appunto così definirlo, ma ciò che ci piace come Regione Marche relativamente a questo premio è il fatto che ci sia un coinvolgimento degli studenti, quindi diciamo di questa giuria popolare, di questi ragazzi che sono ogni anno invitati appunto a leggere e quindi a tradurre questi testi, e il fatto del coinvolgimento dei giovani, perlomeno per me sia l'assessore alla cultura ma anche alle politiche giovanili, è sicuramente uno degli aspetti più pregevoli, perché avvicina comunque le giovani generazioni alla lettura e quindi inevitabilmente sviluppa in loro anche un po' questo pensiero critico che dobbiamo sempre cercare di far sì che i nostri giovani mantengano il più possibile. Quindi da parte mia complimenti per questo premio e comunque per rendere omaggio appunto a questo grande marchigiano. Grazie. Con noi anche Federica Alessandri, che salutiamo, e Rosetta Martellini, alla quale do la parola perché ci spieghi un pochettino com'è questa 7ª edizione e questo premio. Allora io vi spiego come è strutturato il premio, poi la 7ª edizione ve la racconta velocemente Federica. Siamo alla 7ª edizione, noi abbiamo un prestigioso comitato tecnico-scientifico composto ovviamente da traduttori, da scrittori, scrittrici, critici letterari, docenti di letteratura e traduzione, che ogni anno seleziona una terna di tre libri scelti tra le migliori traduzioni in italiano pubblicate nell'anno in corso. Queste tre traduzioni passano alla giuria popolare. Quest'anno abbiamo una giuria popolare che ha raggiunto numeri veramente elevatissimi, perché hanno aderito ben in 286 persone. Per la gran parte, insomma, circa il 65% sono delle Marche, e però poi anche tutta l'Italia è rappresentata. Abbiamo un gruppo di lettura in italiano a Berlino e un gruppo di lettura in italiano a Parigi quest'anno, nuovo. C'è una sezione Under 24 che è molto nutrita grazie alla collaborazione con alcune scuole superiori della città. La giuria, dopo aver letto i tre libri finalisti, a fine maggio voterà. E il 6 giugno, nel giorno della ricorrenza della nascita di Annibal Caro a Civitanova, si svolge la cerimonia di premiazione e si svelano il vincitore o la vincitrice. E quest'anno, mi permetto la parola a Federica, questi sono i finalisti. Allora, i finalisti della 7ª edizione sono La casa dei notabili di Amira Ghemin, tradotto da Barbara Teresi, dal tunisino. È un romanzo ambientato in Tunisia, un romanzo corale con moltissimi personaggi, moltissimi punti di vista diversi, quindi ovviamente anche qui si vede la bravura della traduttrice, che deve dare voce, deve restituire in italiano la voce di tutti questi personaggi. Poi abbiamo Casa 19 di Claire Louise Bennett, una traduzione dall'inglese britannico, diciamo, di Tommaso Pincio, che in realtà è stato finalista del premio Annibal Caro anche nel 2020, con la traduzione di Archivio dei bambini perduti di Valeria Luiselli. Anche quello è un bellissimo libro. E poi abbiamo Il passeggero di Cormac McCarthy, ovviamente autore famosissimo, scomparso l'anno scorso,
e qui si tratta di un inglese americano invece. Anche questo. Qual è il criterio di selezione? Cioè come riuscite a, insomma, capire quando uno è migliore di un altro? Siamo supportate appunto da questo comitato tecnico, che è composto appunto da traduttori che quindi sanno valutare anche gli aspetti tecnici delle difficoltà di una traduzione, e nonché docenti universitari che insegnano traduzione, letteratura, per cui sanno rendersi conto di quali sono le difficoltà, di quali sono gli aspetti tecnici che entrano in gioco in una traduzione. Stavo dimenticando di nominare la traduttrice del passeggero, che è Maurizia Balmelli, e devo dire che questo in particolare è un libro molto difficile, cioè la difficoltà di questa traduzione è evidente leggendo il libro, perché ci sono tantissimi argomenti molto specifici, per cui la stessa traduttrice si è fatta aiutare da esperti delle varie materie, perché è un libro ricchissimo che parla di tantissimi argomenti. Ecco, diciamo che la settima edizione l'abbiamo presentata, parlavamo siete pronte? Del comitato tecnico, sì. Abbiamo qui un rappresentante del comitato tecnico. E non a caso abbiamo due sedie libere, no? Esatto. Per ricominciare a invitare il primo. Nicola Verderame, anche lui. Benvenuto. Traduttore e nonché vincitore della scorsa edizione. Sì, grazie a tutti per essere qui, grazie ovviamente alle organizzatrici del Premio Caro e ovviamente alla giuria che ha permesso al testo che ho tradotto io l'anno scorso di vincere, ma c'è da dire che i tre finalisti sono anche vincitori ex aequo del premio del comitato tecnico, quindi il comitato tecnico seleziona tre testi che sono vincitori ex aequo. Con che traduzione hai vinto? Con una traduzione di un romanzo dal turco di un autore che si chiama Burhan Sönmez. Insomma, è stata una grandissima soddisfazione per una lingua poco battuta. Insomma. Che tu conosci bene. Abbastanza. quanto è necessario. Direi un'impresa, ecco. Sì, certo. Il titolo era Pietra e ombra. Ok. Sì. Proseguiamo. Allora, proseguiamo. So che avete un bel programma, quindi vi lascio fare. C'è una sorpresa, perché abbiamo, come comitato tecnico scientifico, scelto un premio alla carriera. E a chi lo diamo? E quest'anno lo diamo a Riccardo Duranti, che è qui che presente. Chiediamo di venire qua, che è sorpreso Riccardo Duranti. Perché non se l'aspettava, eccolo qua, lo facciamo accomodare, benvenuto. Guardi la combinazione, Salone del Libro, stand della Regione Marche, premio alla carriera, l'assessore Chiara Biondi, e allora, ecco a voi, premio alla carriera. Allora, leggo velocemente la motivazione. Motivazione, che così chiudiamo. Quindi, per aver dedicato decenni di impegno alla letteratura in veste di autore, traduttore e formatore di nuove generazioni di traduttrici e traduttori, per aver permesso al pubblico italiano di godere di magistrali traduzioni dalla letteratura anglo-americana e per averci condotto con sapienza e sensibilità alla scoperta di nuovi mondi, a volte molto distanti dal nostro. Il premio Annibal Caro alla carriera 2024 va a Riccardo Duranti. Complimenti! Sorpresa completa. Mi riconosco nel ritratto, così, però non credevo, perché il lavoro del traduttore è un lavoro solitario, un lavoro invisibile. L'ideale del traduttore è quello di sparire dietro gli autori, però il fatto è che quando gli autori cominciano ad essere tantissimi, cominciano ad essere tanti e la stanchezza si comincia a far sentire, si scopre che c'è qualcuno che se ne accorge e che non, tanto invisibile non sia stato. Assolutamente no. No, ne avevo avuto un po' il sospetto l'anno scorso quando ho partecipato appunto al premio,
perché per la prima volta mi trovavo a vedere quanta attenzione proprio le parole, cioè il materiale della nostra professione, fossero state attente. Quando sono entrato nella sede del premio, c'erano le parole del romanzo che avevo tradotto scritte per terra, e mi ha fatto capire per la prima volta che queste parole non finiscono diciamo soltanto sul libro, non finiscono proprio nella realtà, finiscono nel mondo, e viaggiano e hanno vita propria. Complimenti ancora. Premio Annibal Caro, Civitanova Marche, grazie per essere stati con noi. In bocca al lupo, perché la sua traduzione partecipa al premio Strega Europeo, la traduzione del Canto del Profeta di Paul Lynch. Quindi in bocca al lupo. Allora un grande applauso e complimenti. Edizione 60-60 Second. E vediamo appuntamento il 6 giugno a Civitanova al Spazio Multimediale San Francesco. Grazie. Grazie. Premio Annibal Caro.